Ecco, tu prima parlavi di Tiziana Sinna, che poi lei tra l'altro è la vostra madrina, no? Io parlo Sì, spesso con le sì, sì. modelle quando le incontro agli eventi, anche a Telethon ho parlato con loro quando hanno sfilato dietro le quinte del backstage e tutti la ringraziano perché dicono che quando fanno le lezioni lei arriva con le torte, arriva con i dolci, vi Tiziana è vizia. un po' una mamma per tutte noi, almeno per me è stato così. Ma è per tutte, Credo perché per tutte tutte mi le dicono altre la stessa ragazze, cosa. esattamente. E lei ci vizia un po'. Da un certo punto di vista è forse la mamma che ognuno vorrebbe avere, nel senso che sa essere dolce, comprensiva, ma è anche molto dura e ti fa capire veramente che cosa è importante nel lavoro, che ci sono dei valori che vanno rispettati. E quindi per esempio la puntualità, per esempio l'essere sempre coerente con quello che si fa, no? E quindi sì, Quindi direi non è soltanto una madrina che vi supporta, vi fa fare delle lezioni a titolo gratuito, ma anche un supporto psicologico, perché vi porta ai assolutamente, posti giusti e vi fa io fare le posso esperienze dirlo, giuste. sì. E tu adesso cosa stai facendo? Possiamo sapere Ma qualche io tua anticipazione? ultimamente ho condotto appunto questa giornata di Telethon con una persona molto, anzi con due persone molto speciali, che sono tutte e due a fianco a me. Infatti io volevo ringraziare perché mi hanno supportato, perché io ovviamente sono le mie prime esperienze come presentatrice, Te la sei quindi è stato bravissima, abbastanza. è bravissima. Grazie. In coro, vedete? E quindi è stata un'esperienza Ma bellissima. tu fai anche la giornalista, no? Sì, allora adesso sto scrivendo degli articoli per raggiungere il famoso patentino e Ma che per prossimamente. caso fanno anche la tassa per ogni articolo? Pensa, adesso ci sono le tasse dappertutto. Pensa, lo dicevo prima di arrivare voi, i politici che sono molto più egocentrici dei conduttori, pensa che. Ho fatto il calcolo, la percentuale è dell'80% in più della visibilità televisiva dei politici rispetto a Maria De Filippi, che è quasi impossibile. E adesso ci sarà la tassa del video montaggio, perché loro giustamente devono apparire sempre belli, con le rughe. Chi le paga? Giusto, Noi. noi sempre. Quindi tu non hai questa tassa. Ancora no, ma è possibile Guarda, che non a voglio fare giorni luce o nera ad al ore malumore, perché a breve anche i arriveranno. giornalisti avranno parecchie batoste. Passiamo adesso alla nostra Giorgia. Allora, Giorgia, raccontaci un po' di te, tu, oltre ad essere DJ, che è una cosa per una donna, no? Quasi insolita. Un po' Sei anche una insolita. conduttrice e un'attrice. Che cosa stai facendo adesso? Allora, adesso io ho concluso da poco il mio. Chiedo scusa ai telespettatori, sono molto stanca perché non mi fermo mai purtroppo. Sei bellissima Ti comunque, a differenza di qualcuno. ringrazio. No, non è vero, è bellissima. No, non diciamo cavolate. Allora, ti dicevo, ho appena concluso uno spettacolo teatrale, è andato molto bene, si chiama Sei personaggi in cerca di casting, che è un'idea nata appunto per in qualche modo denunciare un po' i meccanismi malati del mondo dello spettacolo e al tempo stesso far in qualche modo vedere le capacità degli attori iscritti all'agenzia Movie Face. Di cui praticamente la responsabile è Susanna Giordano, quindi è lei che ha avuto questa idea, e ha creato appunto un incontro ravvicinato tra lo spettatore, il casting director e l'attore, quindi è un esperimento riuscito molto bene. Poi allo stesso tempo sto conducendo sul web, per la televisione del web, tutte le video chat. Con praticamente le interviste al cast di Tutti Pazzi per Amore, in cui ho avuto anche un piccolo ruolo che ieri è andato in onda. E domani firmerò il contratto per un altro piccolo ruolo nei Cesaroni 5, quindi sono molto contenta. Ma in questo momento più che altro sono proiettata verso il mondo della musica e in particolar modo sto lavorando a un'idea che avevo avuto da parecchio tempo, che è praticamente la produzione di un mio singolo dance. Avendo io studiato il cinese, quindi parlando anche questa lingua, ho detto devo sfruttare il fatto che conosco questa lingua così particolare. E allora che cosa ho detto? La parola più strana in cinese qual è? L'ho trovata e E ci ho qual creato è? una E qual è? canzone. Qual è? Per me è mama cucù, che vuol dire così e così, però singolarmente le parole vogliono dire mama vuol dire cavallo e cucù vuol dire tigre. Quindi ho giocato sul fatto che i cinesi, quando si sentono così e così, si sentono come tigri e come cavalli, e la cosa è estremamente comica. Quindi con la collaborazione del DJ Maurizio Verbeni, che mi ha prodotto la base musicale, ho fuso il mio testo con praticamente il suo arrangiamento e quindi speriamo
che sia un successo. Ed oggi l'anticipo di questo mio singolo verrà passato qui a TG a Chi, quindi c'è questa esclusivissima contenti. E vi ringrazio tanto che mi avete dato questa possibilità. Senti, invece raccontaci un po' la tua esperienza Officina Moda e Dintorni. Allora, Officina Moda e Dintorni io veramente devo tantissimo perché, come diceva appunto Noemi, che è mia sorella acquisita, a parte appunto aver conosciuto lei, che forse lo metto come elemento cardine, no? Perché nella vita i legami umani poi sono la cosa principale, mi ha dato veramente tanto perché sono potuta crescere in un ambiente sano, quindi è vero tutto quello che abbiamo detto prima. Tiziana Sirna è una persona davvero che ha creduto in questo progetto, si è visto, e le persone che comunque ha coinvolto davvero credo che umanamente abbiano recepito molto. Io in particolar modo appunto volevo non solo diciamo lavorare nell'ambiente moda, ma soprattutto nell'ambiente della recitazione, nell'ambiente della conduzione, e Officina Moda e Dintorni, quindi io soprattutto e Dintorni mi ha riguardato, mi ha dato tanto, perché comunque cosa che non ha detto Noemi sono gli incontri con i professionisti del settore che abbiamo avuto, come Antonella Lizza, per dire un nome, o il sì, Mago Elvin. Conosciamo benissimo, l'abbiamo avuta qui ospite qualche settimana fa. Infatti Antonella ci ha raccontato che lei vi fa proprio delle vere lezioni di nutrizione. Ecco, che è importante perché comunque appunto il concetto dell'eccessiva magrezza e tutto quello che gira intorno al mondo della moda è... Eccola la sorpresa! Ah, esatto! E allora io direi al ritmo di danza di ballarcela un po', a differenza del ballo della russa. Alziamo il volume e divertiamoci che fra un po'... Ok, ecco il mio singolo. Speriamo, tutte le discoteche, tutti i DJ che la vorranno suonare, le radio. E noi di TGA Chi ce l'abbiamo in anteprima. Complimenti ancora perché è una musica che... Ma non finisce qui, aspetta che c'è un sound bello perché ho fuso dei sound. Senti. Ma sei proprio una maga. E allora facciamo un po'. Dopo andiamo tutti a ballare in discoteca, perché mi avete fatto venire la voglia con questa splendida musica. Grazie Anthony. Cristina, voglio fare una domanda a te. Allora, tu che sei una donna mondana, curi il look di tutti quanti i personaggi famosi, che ne pensi di questa figura femminile? Perché i DJ sono quasi tutti maschili. Beh, ce ne sono... No, comincia ad andare molto di moda questa figura femminile, specialmente in America, e sono molto apprezzate ed anche molto brave. E tra l'altro lei ha un aspetto magnifico. Grazie mille. Quindi sicuramente avrà un successo molto, molto forte. Grazie Cristina. È vero, sono bellissime. Bene, grazie. A ritmo di musica adesso io direi che è arrivato il momento di un'altra sorpresa. Rifacciamo entrare in studio le nostre tigine che ci omaggeranno per festeggiare tutti insieme con un po' di spumante e di allegria. Noi vi facciamo tanti auguri. Eccola la nostra mascotte. Che belle le digine, la mascotte. E adesso, prima di stappare la bottiglia, noi vi mandiamo questo servizio, perché anche i nostri cari politici hanno deciso di farvi gli auguri attraverso una piccola clipettina. Quindi clip dalla regia. Okay, so once there was this old wrinkled jerk named Scrooge who was always like, "Bah, humbug." Even during Christmas, he was like, "Bah, humbug." So even when everybody was all happy and full of the Christmas spirit and like, "Merry Christmas," he'd still be like, "Bah, humbug." So soon enough, the Ghost of Christmas Past shows up and is all like, "Ooh." Then the Ghost of Christmas Present shows up and is all like, "Ooh." And finally, the Ghost of Christmas Future shows up and is like, "Hey, I'm the Ghost of Christmas Future.
Your dad, Tiny Tim, is dead in the future. Sorry. So all these time-traveling ghosts make Scrooge realize that he's a jerk. And instead of being like, ah, humbug, he should be like, Merry Christmas! So he runs outside and he's like, Merry Christmas! And he sees his nephew and he's like, Merry Christmas! And he sees beggars, Merry Christmas! Dirty orphans, Merry Christmas! Finally, he goes to his assistant Cratchit's house and he's like, Bob, I'm afraid I'm gonna have to let you go. Just kidding. Merry Christmas! And Tiny Tim is like, God bless us, everyone! And everybody's like, aww. And the angels are like, aww. And that's pretty much the best Christmas story ever. The end. Ecco, allora, quando vi rivediamo, prima di salutarci e di brindare, perché è giusto promuovervi, a breve tu dove sarai? Allora, io a breve sarò al cinema con il nuovo film di Fausto Brizzi, Come bello far l'amore, con un piccolo ruolo, e anche con il film di Stefano Calvagna, Cronaca di un assurdo normale, ecco. Sul grande schermo. Bene, complimenti. E tu grazie. Invece? Ma io in realtà per il prossimo anno ho un progetto un po' particolare. Tu hai sempre dei progetti particolari, come tutte le donne che sono qui in questo studio. Allora, probabilmente, anzi quasi sicuramente partirò con un viaggiatore molto particolare che è Guido Guerrini, che è già il suo secondo libro. Ma che ti sei fidanzata con lui? No. L'invito a cena? Ma l'invito a cena non ti preoccupare, l'accetto. E vai! Ma come l'accetti? L'invito a cena con lui? Certo. È simpatico, dai, simpaticissimo. Sono anche carino e poi sono sardo, quindi io raddoppio tutto e valgo doppio, sono doppiamente bello. E quindi partirò con lui in un viaggio, lui e tutto il suo team, non siamo solo in due. E andremo in Russia in macchina e sono entusiasta. Hai sentito il clacson? È pronto la fine per ripartire. Cristina, tu invece che farai? Tornerai qua a trovarci presto, spero, oppure ripartirai direttamente in una delle tue tappe mondane? No, moda. Partirò per Aspen per una settimana. Ma per affari, moda o così? Entrambi. Entrambi, perché tu non ti riposi mai. Sono anche le nostre splendide tigine con gli abiti d'impero, direi che potete sembrare delle dee. Voi che fate? Rimanete qua con me? Sì, loro che stanno qua con me. Tu Carolina, spero che dall'anno nuovo non sarei più qui. Vabbè, tanto parto, non ti preoccupare. Bene, allora noi facciamo tanti auguri alle persone da casa che ci stanno seguendo. Questo è un nostro piccolo modo per omaggiarvi, per rendervi la vita migliore, perché oggi in Italia non tutto è migliore, soprattutto la nostra patata bollente. Allora vi facciamo tanti e tanti auguri di buon Natale e di buon anno nuovo, e nel frattempo noi stappiamo la bottiglia e festeggiamo! Bravo, grande! Bene, allora mandiamo di nuovo la musica natalizia e concludiamo con le danze. Prego. Io mi ubriaco, ve lo dico, eh. A chi manca? E allora, pronti? Cin cin! Un augurio alla TGA Kiss, sigla!